Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare realmente la Costituzione italiana e mi impegno ad operare nel rispetto dello Statuto cittadino. Grazie. Vito Leccese giura da sindaco di Bari, va in maggioranza. C'è più di qualcosa che non torna. La seduta di insediamento del Consiglio Comunale va in archivio con il via libera alle surroghe dei consiglieri, ma senza presidente dell'Assemblea, ufficialmente per dare il tempo a tutti di rientrare dalle ferie, ufficiosamente per evitare il rischio dei franchi tiratori. Il sindaco chiede il rinvio degli altri punti previsti, l'opposizione tuona e prova a inserirsi, ma la richiesta spiazza anche un pezzo di PD, visto che non era concordata e le scosse non sono finite. L'ultima arriva dal Movimento 5 Stelle, che annuncia l'appoggio esterno, e aperta polemica tra il gruppo in aula delle Fontane e Carelli e i vertici 5 Stelle. L'imposizione sul nome dell'assessore esterno Raffaele Diomedeci è stata sì, ma non da Roma. Al coordinatore provinciale saranno fischiate le orecchie. Spero che si possa rasserenare il clima all'interno di quel gruppo politico e che si possa innanzitutto dare possibilità al Consiglio Comunale, che è un organo importantissimo sul piano istituzionale, di incominciare a funzionare. Dopodiché, anche rispetto al dibattito che si è sviluppato quest'oggi, vorrei tranquillizzare tutti che l'amministrazione esiste, sta operando e sta operando anche con grande impegno. Grazie consigliere Aziano.